Alessandri, palla fuori per Valerio Moroso, poi Felicione la gira subito, Pierini nell'angolo, prova ad attaccare il fondo, c'è Moreno davanti, ancora Masciarelli, cerca di girarsi, si appoggia a tabellone, realizza comunque anche con la pressione di Moreno. Attacca il fondo, tiro rovesciato, sbaglia il tiro, sfortunato nella conclusione, Benedetto Cianti in attacco, Moreno, Sciarelli si smarca, riceve la palla, poi ancora Valerio Amoroso, si arresta da tre punti, primo ferro, Valerio Amoroso, tiro da tre punti, si incastra tra il ferro e il tabellone, tiri liberi grazie alla regola del bonus per Francesco Amoroso. Francesco Amoroso si arresta da tre punti, tripla Francesco Amoroso. Ancora Alessandri, Valerio Amoroso, attacca il centro, passaggio dietro la schiena per Francesco Amoroso, la palla non va, ma ancora Valerio Amoroso recupera il rimbalzo. Sono questi due tiri liberi con il fallo per Valerio Amoroso. Ci sono 6 secondi per il tiro, liberissimo Felicioni, arriva il pallone, poi attenzione, la palla non si sa come sia uscita. A darla al suo compagno, Felicioni scarica, possesso perso per la fine, scarico fuori per Fallucca, si va a chiudere nell'angolo, poi attenzione il tiro che non va, il possesso per Civitanova, esulta così la tifoseria di Civitanova, insieme ai giocatori, insieme allo staff, insieme al coach, Civitanova riesce a battere la prima classificata, a Benedetto Cento, ricordiamo, una squadra retrocessa dalla Serie A2 che finora aveva avuto solamente una sconfitta, questa sera cade al cospetto della Rossella Virtus Civitanova per 2 punti, 86-84.